Cristiano Malgioglio in Narcos 4 nessun ruolo assegnato, la smentita. Cristiano Malgioglio sarà il prossimo protagonista della quarta stagione di Narcos? A quanto pare la risposta è no. Dopo la fine del Gran Fratello VIP, una notizia che ha fatto molto discutere i fan della trasmissione, e non solo, è stata la possibile partecipazione di Cristiano Malgioglio alla quarta stagione di Narcos. Insieme a lui si era detto sarebbe partito anche Giovanni Ciacci, costumista. Quest'ultimo, infatti, aveva dichiarato di essere pronto a sostenere il provino per la celebre serie TV Netflix insieme all'amico Cristiano. Malgioglio avrebbe dovuto interpretare un narcotrafficante trans mentre Ciacci, invece, un giornalista italiano intento ad indagare sul traffico di droga internazionale. Ma quanto c'è di vero in tutto ciò? Apparentemente niente, secondo Davide Maggio. Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci in Narcos, arriva la smentita. A mettere in chiaro le cose stamattina è arrivato direttamente Davide Maggio che, sul suo sito, ha dedicato un intero articolo alla questione. Il blogger afferma di essere andato fino in fondo alla faccenda e di aver chiesto conferma direttamente ai vertici di Netflix. Questi ultimi, stando a quanto scritto, non sarebbero nemmeno a conoscenza della notizia. Non esiste nessun ruolo per Cristiano Malgioglio, scrive Maggio, né tanto meno per Giovanni Ciacci. Una notizia che quest'ultimo, senza troppi giri di parole, definisce una bufala o, più precisamente, la prima bufala televisiva del 20.183. Al momento, però, nessuna smentita è ancora arrivata da parte di Cristiano Malgioglio che, ricordiamolo, circa 10 giorni fa avrebbe addirittura dichiarato di aver ricevuto il copione a casa. Cristiano Malgioglio protagonista di Narcos 4, le ultime dichiarazioni. A confermare la possibile partecipazione alla serie TV targata Netflix era stato, come anticipato sopra, lo stesso Cristiano. A Novella 2000 aveva detto di essere pronto a sostenere il provino mentre Ciacci, invece, aveva parlato quelle che erano le perplessità di Malgioglio al riguardo. Niente di fatto dunque, tutto smentito. Ci tocca dire addio all'idea di vedere Cristiano nelle vesti di cattivo questa volta.